Questo è un locale storico che ha conosciuto diversi artisti e uno fra questi era Pasolini. Pasolini veniva spesso con delle truppe cinematografiche, grandi, piccoli, bambini, e lui veniva e faceva mangiare queste truppe, poi perché stavano girando film e scene. Poi andava via e ripassava il giorno appresso che avevano mangiato per chiedere quello che avevano mangiato e saldava il conto. Era una persona sempre molto gentile, Pasolini. Non era mai, io non l'ho mai visto in quei 4-5 anni che l'ho visto, mai arrogante o con le persone era sempre molto affabile, non era nervoso, agitato, era molto riflessivo con noi, insomma. Non ci dava mai, non era mai scontento quando veniva servito e era sempre molto alla mano, insomma. Chiedeva sempre quando arrivava se potevano, se mia madre era disposta a farli mangiare, anche se era un orario un po' particolare, insomma, magari alle 4 del pomeriggio o alle 11 e mezza di sera, insomma. E mi ricordo che lunghe discussioni che faceva con Moravia, con Dario Bellezza, con Panunzio, con Dacia Maraini e con Elsa Morante. Quando venivano l'inverno si mettevano in questa sala perché c'è il camino, il forno e stavano qui al caldo a discutere, a parlare, mentre l'estate preferivano la terrazza sul Tevere, mentre guardavano l'acqua che camminava, che scorreva, e loro facevano sempre, passavano delle giornate intere a discutere, a rianimarsi, anche a brontolare fra loro. Ricordo una volta venne Moravia, Dario Bellezza e Pasolini. Allora ci fu una bella, non era un litigio, era una discussione. E come andava messa la frase, perché tutti quanti, ognuno quando scriveva, poi fra loro se le vedevano i manoscritti. E Moravia, Pasolini disse a Moravia: "Riguardalo bene, che non va bene questa frase." Moravia si alzò, sbatté il bastone sul tavolino e scese le scale e se ne andò. E li lasciò a piedi perché erano venuti solo con una macchina di Moravia. Questa è una scena che mi ricordo. Ma loro tutti tranquilli, non si alterarono per niente, né Pasolini né Dario Bellezza. Presero un taxi e riandarono al centro perché poi lo trovavano a Piazza del Popolo. L'ultima cena venne alle 11 e chiamò mio padre e gli disse: "Entrò." E mio padre lo riconobbe subito e gli disse che doveva mangiare un ragazzo e che lui l'accompagnava. Ordinò uno spaghetto aglio e peperoncino, il pollo arrosto, le patate, una birra e dell'acqua e una banana all'ultimo. E mangiarono, si può dire, più il ragazzo e qualcosa lui assaggiò. E poi si misero in questo tavolo e mia madre stava rimettendo a posto la cucina, mio padre stava qui che riassettava il locale con il cameriere e il pizzaiolo e dopo, verso mezzanotte meno un quarto, se ne andarono, salutarono e partì con, mio padre l'accompagnò al cancello e partì con la macchina sportiva che aveva grigia. E dopo, il giorno appresso, papà ha saputo quello che era successo. Io tornai da scuola all'una, all'una e mezza, alle due. Quell'ora lì, mio padre mi raccontò che era successa una cosa grave e che era morta una grandissima persona che lui aveva salutato la sera verso mezzanotte. Era Pasolini, che era, mi ripete che era un grande regista, e io gli ho detto: "No, lo so, papà, stavo sempre qui quando veniva." Perché allora si lavorava da prima, si iniziava a 15 anni a lavorare, perciò per 3 anni, almeno una volta a settimana, l'avevo visto lui con i suoi collaboratori e i suoi. E mi fece molto male. E questo è il tavolo dove si è seduto.
questa è la sedia, perché mia madre ha messo un segno, e si vede ancora un fiocchetto rosso, e quell'altra è la sedia dove si sedette Pelosi. E noi lo lasciamo sempre apparecchiato così, perché è una cosa che ci ha molto colpito.